si nascondono. Lasciarti spaventare dalle mie cicatrici. No, affatto. Anche io ne ho qualcuna. Ci credo. Che tipo di cicatrice hai rimediato al cancello nero, eh? Da scheggia? O ti sei rovinato la voce urlando ai tuoi soldati di combattere? Vacci piano. Ho cicatrici profonde. Me le ha fatte un possente grande. Ha ucciso il mio compagno di caccia. Che facciamo ora? Ho un'altra lezione per te, capitano. Forse questa non ti lascerà nessuna cicatrice. Assurda, hai preparato questa volta? Colpire Crebain per prepararci ad attaccare il possente Graug? Vuoi cacciare i Graug? E va bene, ma non uno qualunque. Questo è raro, è territoriale e abbastanza forte da reclamare questa terra come sua. Io e te siamo due intrusi. Capitano, ha mai ucciso un Graug? Questo sarà solo il primo. Così parla un vero cacciatore. Ho la sensazione che potresti riuscire a sopravvivere. Visto che è la parte più grossa di te, mi dice bene. Quindi hai un piano per uccidere quel Graug? Sì, capitano. E visto che sei bravo a obbedire, te lo rivelerò passo passo. 1. Mentre mastica un Uruk, vai alle sue spalle e colpisci quel bestione alla caviglia per dissanguarlo. Perché non la gola? Del Graug non coperto da scaglie aguzze. Per questo le debolezze si chiamano talloni di Graug. Vuoi che mi avvicini di soppiatto? Se ci riesci senza farti schiacciare, sì. Eccolo! Che esemplare magnifico! E farà una magnifica fine. Thank you.
non sembrano avere effetto su quel nano. I 7 anelli del potere non hanno trasformato i re dei nani in spettri, come è accaduto ai 9 uomini. Sono ostinati, e il male non riesce a dominarli. Per questo Sauron ha giurato di distruggerli. Cacciatori, arcieri e berserker fanno quel che devono. Erano tutti dei buoni guerrieri. Uno di loro era un berserker, non un guerriero. Chiunque fossero, non avrebbero dovuto stare così vicini al fuoco con quel verme del ramingo nei maranghi. Zoom.